Ciao, buongiorno raga, tutto bene? Buongiorno, complimenti Antonio, doppietta, eh? Lo stoccafisso ha portato bene. Ha portato bene anche perché io te lo dico, a noi a Verona abbiamo una buona tradizione, però alla fine a calcio non vinci con la cabala, vinci perché sicuramente fai un gol più dell'altro e noi abbiamo un allenatore che ci insegna a giocare a pallone senza difendere, costruendo. Bravo, che poeta, sarà contento Donadoni. Comunque Antonio si dice cabala, non cabala. Vabbè, ma adesso ti metti a correre. Non fotta a me, come si dice. Ho capito. Allora, Antonio, sei andato poi a mangiare lo stoccafisso? Tua mamma contenta, tutto bene? Abbiamo mangiato, però alla fine io ho ancora fame. È il momento di elevare culturalmente il nostro programma. E quindi, che poesia ci hai portato questa mattina, c'è Antonio Cassano? Una poesia nuova che si chiama Voglio. Nel senso, il titolo è uguale tale quale. Sì, però è sempre quello. E cambia il concetto. Ok, vuoi cose diverse? Voglio un mondo comico, come diceva Ligabue. Sì. Voglio vincere ogni partita 3-2. Voglio sparare una doppietta. Voglio che se mi va di fumare una sigaretta lo faccio. Ecco. Voglio il Parma in cima al mondo. Voglio un mondo più profondo. Voglio Donadoni, allenatore dell'anno. Voglio dire una bugia senza inganno. Voglio il baccalà, voglio lo stoccafisso. Voglio che i gialloblu in casa sono sempre da uno fisso. Bello. Voglio passarmi la palla da solo, perché come dice il proverbio di un vecchio saggio, meglio solo che mal accompagnato. Giusto. Anche se il Parma ha tutto per fare bene in questo campionato. Bravo. Che energia. Saranno contenti i tifosi del Parma. Grazie Antonio Cassano, ci siamo molto ispirati alla tua poesia. Grazie, grazie mille. Aspetta un attimo che devo fare una chiamata, che c'è Christopher che vuole vedere l'Ape Maia. È in fissa, vuole andare al cinema, però a casa non gli va di vedere il film. Vuole perché? Andare al cinema, non lo so perché. È perché lo fanno al cinema. È come il padre, lui c'ha un po' la testa così con le rotelle, così che gli vanno da sole. Restate un attimo in linea che adesso chiamo. Benvenuti nel servizio informazioni e prevendita di The Space Cinema. Vaffanculo te, ma... Cinemastra. Ma vaffanculo. Vuoi la segreteria? Cinema d'Azeglio, lunedì chiuso per riposo. Martedì verrà proiettato il film da nostra terra. Vabbè, se non ti va di parlare, di non si capisce un cazzo quando parli, segretaria. Benvenuto in 89 24 24, sono Patrizia, come posso aiutarla? Ciao Patrizia, sono Antonio Cassano, buongiorno. Io sto cercando un numero di un cinema a Parma perché sto diventando matto, devo andare a fare l'allenamento e non ce n'è uno che risponde, segreterie e roba a che... Parma? Sì, a Parma. Cinema? Sì, cinema? Sì, cinema, che devo portare mio figlio al cinema, mi serve la sala e non risponde nessuno, capisco che è mattina, però... se uno deve prenotare... quello, non aprono fino a mezzogiorno loro. Allora, io le posso dare il cinema, i numeri e i nomi dei cinema, poi però all'orari qua, se non le rispondono, perché è presto, siamo ancora al mattino. Bene. Oh, sei stata carinissima, Patrizia, lascio Carolina, mi sposo con te. Grazie, buona giornata. Ciao, ciao Patri. Niente, Christopher, ce l'ho messa tutta, no, non c'è nessuno che risponde. Ti porta lo zoo, papà, ok? Diamo lo zoo, dai. Maxito Parma, sono Davide, come posso essere utile? Ciao Davide, sono Antonio Cassano, finalmente uno che risponde. Senti, al cinema, io voglio portare mio figlio al cinema, non risponde nessuno. Lì io voglio andare allo zoo, l'ho trovato adesso con il computer, non c'è uno zoo no, a Parma. No, guardi, scusi, ma noi siamo un negozio per animali, eh? Ah, scusi, perché ho letto che c'è uno zoo io, allora, ma non c'è uno zoo a Parma, tu che mi puoi aiutare? No, noi siamo addirittura a Parma. Come addirittura a Parma? Ho chiamato apposta a Parma, perché ho letto che è a Parma, eh. Ah, allora io pure sto a Parma, solo che c'è mio figlio vuole andare al cinema a vedere l'Ape Maia. E allora però non risponde nessuno, sai che vuol dire? Non so nessuno. Come aiutarla, mi dispiace. E allora io vorrei andare allo zoo, però io ho letto adesso zoo, credevo che era tu sia un negozio, ma voi ci avete le api? No, no. Non ci avete insetti così? Gli scoiattoli ce l'avete? No. E non c'avete un cazzo. Non abbiamo nessun, è un negozio per mangime di animali. Ah, proprio mangime. Allora buon appetito. Ciao, ti saluto. Oh Christopher, oggi è giornata no, ti porto alla partita, dai, che niente gli faccia la pera alla Roma, dai.